Benvenuti a questo consueto appuntamento con il lunedì di incontro e dibattito allo Sherwood Festival, che ha riaperto i battenti in maniera direi gloriosa in questo 2018. Oggi iniziamo con subito un dibattito che vede degli ospiti per noi davvero importantissimi. Il titolo che abbiamo voluto dare è Sovvertire il pianeta. Vedrete che saranno tanti gli argomenti che andremo a trattare. Io ho solo, come dire, il compito di introdurre brevemente i nostri ospiti e dare qualche imbeccata ai relatori. Ve li vado però a presentare. Alla mia sinistra abbiamo il piacere di avere Jason Moore della Binghamton University, State University of New York. È un docente universitario, uno dei massimi studiosi di ecologia politica, ha scritto delle cose per noi importantissime negli ultimi anni, molte delle quali sono state anche tradotte in italiano. Vi cito due libri: Una storia del mondo a buon mercato, coautorato da Raj Patel e appunto Jason Moore, uscito per Feltrinelli, e ancora curato da Emanuele Lombardi e Alessandra Barbero, Emanuele Lombardi e Alessandra Barbero, Antropoceno, Capitalocene, uscito invece per i tipi di Ombre Corte, che vi invitiamo naturalmente ad acquistare, che potete trovare nella nostra libreria di Sherwood. Abbiamo poi Raul Zibecchi, che è invece un giornalista, attivista, studioso uruguaiano e uno, se vogliamo, degli osservatori più lucidi delle vicende dell'America Latina. Siamo molto felici di averlo con noi quest'oggi. Sicuramente un grande esperto di quelle che sono le lotte in America Latina contro il capitalismo estrattivo, quindi sarà un piacere anche con interesse che sentiremo la relazione di Raul Zibecchi. O poi alla mia destra Tommaso Cacciari, che è di casa, del Comitato No Grandi Navi di Venezia, e Maura Benagiamo dell'Università Milano Bicocca, che insieme a Emanuele Leonardi, che invece è un ricercatore dell'Università di Coimbra, loro fanno parte di un gruppo di studio di ecologia politica e agiranno questa sera da Discassant. Un altro ringraziamento anche doveroso a Salvo Torre, che è parte integrante di questo gruppo di studio, che quest'oggi ci aiuterà con la traduzione di Jason Moore. Allora, alcune considerazioni, spero sufficientemente brevi per introdurre Jason. Io non sono uno studioso di ecologia politica, tantomeno sono un esperto di America Latina, sono però un attivista. Sono un attivista che, come tanti e tanti qui, negli ultimi anni ha dato vita, è stato partecipe di alcune lotte sul tema della giustizia climatica ed è stato partecipe anche di una riflessione su questi temi che abbiamo portato avanti come movimenti e come centri sociali del Nord-Est a partire da almeno 6 anni a questa parte. Voglio partire con una citazione di Moore che vi leggo, perché inquadra abbastanza bene la questione, io credo. Moore scrive: il pensiero marxista e quello ambientalista, così come i progetti politici a essi collegati, hanno troppo spesso fallito nella ricerca di un terreno comune, perché hanno attribuito quella che Marx chiama la forza creativa soprannaturale all'uno o all'altro lato della diade natura o società. Natura e società sono quindi divenute due fondamentalismi uguali e contrari, del lavoro e della natura. I due fondamentalismi uguali e contrari del lavoro e della natura hanno finito col prevalere nel dibattito. Dal punto di vista politico, continua Moore, questa situazione si manifesta nell'assurdo e falso conflitto tra posti di lavoro e ambiente. Ecco, io credo che queste poche righe servono già ad inquadrare l'importanza di avere il punto di vista di Moore qui questa sera. Siccome non sono uno studioso di questi ambiti di ricerca, ma sono un attivista, devo dire che queste considerazioni mi hanno immediatamente riportato alla lotta contro le grandi navi, di cui poi Tommaso parlerà più diffusamente, per due ragioni.
Primo perché la lotta contro le grandi navi, essendo situata a Venezia, non è una lotta classicamente ambientalista. Perché? Perché a Venezia, forse più che altrove, è chiaro il fatto che città e natura o città ambiente non siano in contrapposizione o in giusta posizione, ma che al contrario la città non esiste se non come una cura dell'equilibrio, dell'intreccio tra le due componenti. L'ambiente non è qualcosa di diverso dalla città, non lo è mai, ma a Venezia, per la storia peculiare di quel luogo, per l'intreccio tra appunto pietra e laguna, artificio e natura, emerge chiaramente il fatto di un intreccio e di una cura e di una non contrapposizione tra l'elemento sociale e l'elemento naturale. In secondo luogo perché? Perché il Comitato No Grandi Navi ha ovviamente suscitato tante volte l'interazione con i sindacati, ma per la maggior parte del tempo è stata un'interazione non felice, cioè anche i sindacati considerati di sinistra, i sindacati confederali, mi riferisco qui in particolare alla FIOM, storicamente negli anni non ha mai appoggiato la nostra lotta per estromettere le navi dalla laguna in nome della difesa dei posti di lavoro, ma oggi forse qualcosa sta cambiando, perché ieri c'è stata una grande manifestazione di cui Tommaso parlerà e per la prima volta un sindacato come la FIOM, che ha sempre sentito questo dualismo appunto tra difesa dell'ambiente o difesa del lavoro, invece ha aderito al corteo No Grandi Navi, e questo ci pare uno step importante ed è qualcosa che è in dialogo con quello che Moore scrive. Moore fa per noi due cose centrali, non tanto per una questione puramente teorica, ma per dirla nel gergo operaista, fa due cose centrali perché in qualche modo aiutano a individuare la tendenza, cioè aiutano a individuare dei possibili punti di rottura pur, diciamo, nelle secche di questa stagione reazionaria che stiamo vivendo. La prima è quella di ripensare il lavoro, e di farlo marxianamente, ovviamente, da una rilettura della storia del capitalismo in senso ecologista e femminista. Ecologista perché? Perché lavoro e natura, dice Moore, non sono elementi separabili, non lo erano nelle miniere d'argento di Potosí in Bolivia durante i primi secoli della rapina coloniale, e permettetemi di dirlo, non lo sono nemmeno ora nelle miniere di Ambac, non lo sono nemmeno ora in quelle miniere che noi abbiamo occupato l'anno scorso come centri sociali del Nord-Est insieme al movimento tedesco Ende Gelände. Ma lascerò poi sviluppare a Moore questa non contrapposizione tra appunto natura e lavoro. Femminismo. Qui bisogna essere molto chiari, perché la rilettura di Moore è anche centrale dal punto di vista della critica femminista. E questo anche lo abbiamo sperimentato con l'attivista e gli attivisti queer che insieme a noi hanno occupato le miniere di carbone di Ende Gelände. Non è tanto che ci siano dei movimenti antisessisti che sono particolarmente sensibili alla raccolta differenziata, non è questo il punto, ma ci siamo accorti che l'anticapitalismo è oggi queer perché la critica al capitalocene, o meglio, ci siamo accorti che la critica al capitalocene è necessariamente queer perché il capitalocene è strutturalmente patriarcale e sessista e costruisce da secoli accumulazione espropriando il lavoro femminile, spingendolo nell'ambito di ciò che Moore definisce delle natura buon mercato. Credo che ci spiegherà anche questa espressione Moore della natura a buon mercato. Aggiungo forse un elemento in più, adesso sarà difficile imbeccarlo appunto senza traduzione, però è stato anche ancora con i piedi nel fango di Ambac, di quelle miniere, sotto la pioggia di quel pomeriggio di occupazione, quando bloccavamo con i nostri piccoli corpi le enormi scavatrici di quella miniera, che abbiamo intravisto un altro modo nuovo e interessante di guardare al lavoro. Quello che un altro
giovane ricercatore marxista ha definito come la macchina carbon silicea, o riferendosi al capitale come un capitale cyber fossile. E da quella prospettiva che si scorge appunto un altro nuovo modo di pensare al lavoro come combinazione di energia ed informazione, come appropriazione della natura extraumana combinata con l'algoritmo globale della logistica che distribuisce le migliaia di tonnellate di carbone che vengono estratte in loco. Il lavoro dunque come unione di tre elementi, di natura umana, di valorizzazione, espropriazione di forza lavoro, quindi di natura umana, ma anche di successiva appropriazione, progressiva appropriazione o espropriazione della natura extraumana, e aggiungo anche il tema appunto dell'informazione. Chiudo con un ultimo tema toccato da Moore. Moore è l'inventore di una parola che è non so se è l'inventore, ma è famoso per aver comunque diffuso il termine capitalocene, su cui appunto non mi dilungo, ma questo, dico solo una cosa, questo termine è utile a dissipare un equivoco della più gettonata espressione antropocene, che sentiamo con insistenza e continuità da anni. Perché se ci fermiamo alla formula dell'antropocene, parrebbe che la colpa delle modificazioni geologiche che l'umanità ha impresso al pianeta negli ultimi secoli fosse una colpa dell'umanità in quanto tale. Attraverso invece l'espressione di capitalocene, Moore indica e precisa qualcosa in più, ovvero che la responsabilità sì dell'umanità, ma dell'umanità all'interno del regime del capitalismo, dalle radici coloniali fino al presente, quindi non solo dal 1800 in poi, dalla rivoluzione industriale, ma partendo dal colonialismo. E del capitalismo, secondo Moore, che oggi deve proprio essere letto come uno specifico modo dell'organizzazione del rapporto tra uomo e natura, dove uomo e natura sono entità inseparabili che fanno parte di quella che lui definisce la medesima e la stessa rete della vita. Quindi ripensare al lavoro, ripensare alla storia del capitalismo, ripensare a un nuovo rapporto non dualistico tra società e natura, tra lavoro e ambiente, e anche ripensarlo all'interno di questa cornice critica del capitalocene. Io mi fermo qui, lascio la parola a Jason e vi ringrazio dell'attenzione.